Buonasera, io mi chiamo Sandra e sono proprietaria dell'azienda agricola Podere dei Maccanti. L'azienda è situata a Cerreto Guidi, nel padule di Fucecchio. Praticamente io vengo da una realtà, sono sempre stata prima contadina, poi coltivatrice diretta e poi imprenditrice, perché oggi con la comunità Ripresa siamo tutti imprenditori agricoli. Questa azienda qui negli anni, è un'azienda che è circa 40 ettari, si è sviluppata, noi avevamo vigneti seminativi e animali, tenevamo vitelle da ingrasso, maiali, poi 3 o 4 anni fa c'è stata un po' la crisi del discorso dei seminativi e ci siamo trovati a dover reinventare un po' l'azienda, perché c'era anche dei mutui da pagare, per cui dovevamo incentivarsi nell'azienda. Avevamo dei capannoni con dell'Ethernet che ci pioveva e siamo andati al circondario in Polese Valderza, io vengo da lì, e ho chiesto come potevamo fare per poter sistemare questi capannoni. E praticamente c'è stato proposto, mi pare, la legge, la 121, dove noi abbiamo potuto avere un contributo per lo smaltimento dell'Ethernet e di conseguenza abbiamo messo sopra dell'ammiariato e i capannoni per il rimessaggio agricolo sono stati riparati. Nel contempo abbiamo sistemato una stanza dove prima c'erano i vitelli e ci abbiamo fatto un laboratorio di trasformazione per marmellate e salse. Io, non essendo una giovane imprenditrice, ho fatto la domanda e ho detto: ma speriamo che mi diano qualcosa come soldi. E praticamente ho acquistato un macchinario un po' innovativo dove che cuoce a vapore, che fa praticamente tutto, e praticamente ho preso il contributo e questo mi ha aiutato, perché è un macchinario che ha un costo anche molto importante. Nel frattempo io ho una figlia che stava finendo di fare un master di progettazione alla Comunità Europea e gli avevo proposto di venire a lavorare con me, ma lì per lì dice: mamma, che sarà, nell'incertezza? No, lei avrebbe avuto tanta voglia, ma sa, l'investimento era abbastanza grossino per le nostre possibilità. Comunque fatto sta, fatto l'ambiente, lei è tornata, ha finito questo master, siamo girate intorno con sacrifici, gli abbiamo creato l'azienda e la mia azienda, che produco ortaggi, ovvio, produco buona parte dei prodotti che trasformo. Ho la fortuna di stare, come ho detto, nel padule di Fucecchio e a quel punto lì la mia azienda, con lei che mi fa, con la sua azienda fa tutte le erbette, tutti i prodotti che magari mi mancano a me, ci siamo fatte un'associazione temporanea d'impresa e con questo lei è la parte di etichette e tutto. Mi chiamo Manuela Maccanti e sono titolare dell'azienda agricola Maccanti Manuela, a mio nome. E praticamente ho cominciato nel 2009, quindi più di 4 anni fa, grazie, sottolineo, ai finanziamenti della Comunità Europea, al piano di sviluppo rurale. Io grazie a questi soldi avevo già dei terreni, quindi circa 4 ettari, la mia azienda è piccola. Praticamente grazie a questi soldi della Comunità Europea ho acquistato il trattore e l'attrezzatura agricola appunto per lavorare questi terreni. E da sola, insomma, sarebbe stato un po' difficile, un giovane che comincia un'attività alle prime armi, appunto senza soldi, non avrebbe potuto, se non avesse beneficiato di soldi esterni, non avrebbe potuto intraprendere, insomma, questo genere di attività.